L'Italia potrebbe essere coinvolta nel Russia Gate, lo dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Se voi vi ricordate, incontro bar a Roma ad agosto e settembre appena passati, Conte, presidente del Consiglio, dovrà riferire al COPASIR, ma intanto il presidente degli Stati Uniti ipotizza un ruolo del nostro paese su quello che è successo per la campagna elettorale delle elezioni del 2016 negli Stati Uniti. E il presidente Trump dice che è stata un'elezione corrotta. C'è stata molta corruzione che potrebbe arrivare fino al presidente Obama. E io penso che ci arrivi, dice Trump. Questa relazione dovrebbe essere divulgata proprio oggi potrebbe esplodere questo scandalo per l'Italia. Secondo anticipazioni di stampa, appunto nelle prossime ore dovrebbe uscire il primo, appunto, dei due rapporti, ne usciranno due, il primo dei due rapporti sulle inchieste avviate sul Russia Gate dall'amministrazione di Donald Trump. La prima indagine guidata dall'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz è incentrata sulla sorveglianza della campagna presidenziale di Trump nel 2016 e sul presunto abuso del Foreign Intelligence Surveillance Act da parte del presidente Barack Obama. La seconda inchiesta è quella del guardiasigilli statunitense William Barr, che sta indagando sulle origini del Russia Gate, che potrebbe coinvolgere appunto anche il nostro paese, l'Italia. L'ipotesi di questa seconda investigazione, per determinare da dove sia partita l'indagine dell'FBI sulla presunta collusione tra Trump e il Cremlino durante le presidenziali del 2016, e che la precedente amministrazione abbia tentato di incastrare Trump, anche andando in altri paesi per cercare di nascondere quello che stavano facendo, come spiegato da Trump in persona durante la conferenza stampa congiunta con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Casa Bianca. E l'Italia potrebbe essere uno di questi paesi, ha avvertito Donald Trump. E sicuramente se Donald Trump dice questo, vuol dire che sa che l'Italia è complice di quanto è successo. Ma al COPASIR dovrà riferire il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio su quegli incontri strani avvenuti tra Barr e i nostri servizi segreti a Roma a settembre ed agosto, proprio appena passati. Il rapporto di Horowitz, atteso entro la fine della settimana, è già stato chiuso da oltre un mese, ma per la divulgazione occorre il via libera di Barr, dell'FBI e della Commissione Giustizia del Senato, guidata da Lindsey Graham, il fedelissimo del presidente che ha scritto ai leader di Italia, Austria e Regno Unito perché collaborassero con le sue indagini. Quindi è ovvio che c'è qualcosa che Conte dovrà spiegare o qualcuno dovrà spiegare perché sta per esplodere il bubbone, diciamo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.